Se dico Caltanissetta, forse vi verranno in mente le numerose miniere di zolfo. Oppure vi verranno in mente i preziosissimi siti archeologici di Jibil Gabib, con testimonianze preistoriche, e Sabucina, scrigno di tracce dell'età del bronzo antico. O ancora i tanti castelli, da Re Suttana, Mazarino, Delia, sembra quasi che per ogni comune ce ne sia almeno uno. Non vi parleremo di questo, ma vi racconteremo ciò che di questa bellissima provincia forse è meno valorizzato. Ci troviamo a Caltanissetta, la città che ci ospiterà per tutta la nostra permanenza. In realtà ad ospitarci sono i simpaticissimi cugini di Giulia. Sì, che in realtà sono i cugini di mia mamma, però insomma sono anche cugini. Non ho capito. Cugini di mia mamma. Cioè sono i cugini di mia suocera? Sì, cugini di mamma. Dicevo che erano antipatici, ora non ne posso abire, oh. Giuseppe, Angela, sono proprio... Ma vai, Actale. Amore, quella che vedete è l'Abbazia del Santo Spirito, un simbolo praticamente per Caltanissetta. Qui abbiamo l'abbazia, ma esiste anche l'abba nonna, l'abba cugina, l'abba papà. Non ci credo che l'ha detto seriamente, non ci credo. Vabbè, guardatevi le immagini, va. L'Abbazia di Santo Spirito, prima chiesa nata nel comune di Caltanissetta, è una chiesa di origine normanna. Consacrata nel 1153, la sua costruzione sarebbe ancora più antica. Questa è piazza Garibaldi. Bravo, bravo. Ed è la fontana del Tritone. Ah, chi te l'ha detto queste cose? Le sai tu? Hai studiato? Sì. Questa è una chiesa bellissima, che è la chiesa San Sebastiano. Sei Sto tu? Leggendo tutto, fantastico. E quello è il Duomo di Milano. Come? Siamo a Caltanissetta. Ammiriamo ancora un po' questa bellissima piazza e ci prepariamo per una gita tra i borghi della provincia. Ci troviamo in questo posto stupendo che si chiama, vi do un indizio che è scritto proprio qua sulla mia maglietta, ecco, vedete? Parigi. Bravissimi Mussomeli. E abbiamo alle nostre spalle proprio la chiesa madre. Bellissima. Che è stupenda. Mussomeli. Mussomeli ospita il castello manfredonico e tantissime bellissime chiese. E ora Alessandro ci spiegherà da dove viene l'insolito nome di questo paese. Ora, forse non tutti sanno che Mussomeli prende il nome da Musso di Meli, che era uno che vendeva mele e arrivava i meli, quindi. Quindi si metteva nel musso. Non lo so. No, ma con 40 gradi ci stava comunque una bella salitina. Sì. Dici che fa, non me la faccio una salita con 40 gradi. Vabbè, dai, alla fine solo 40. Wow. Perché il fiatone sei fatto 7 metri? Come si chiamano gli abitanti di Mussomeli? Mussosi. Eh? Mussolenti. Perché sono un vanno veloce. Mussolenti. No. Muesli. Non lo so. Mussomeloti, tenetevi forte perché siamo qui a vedere il santuario della Madonna dei Miracoli, 1530 d.C. Sì, Mussomeli è stupenda, ma non veniteci se ci sono 42 gradi. Non andate da nessuna parte se ci sono 42 gradi. Non uscite di casa, non conviene. Casa. Questa è la torre dell'orologio, segna le 10, non credo che siano le 10. Lasciamo Mussomeli e ci dirigiamo a pochi chilometri da qui, a Sutera. Ci troviamo a Sutera, stiamo facendo un giro, stiamo cercando il modo di salire al Monte San Paolino, ma per adesso la vediamo molto dura. Prima dobbiamo informarci un po' meglio. Intanto vi facciamo vedere la chiesa madre. Non bisogna mai perdersi d'animo, perché arrivati alla chiesa madre troviamo il modo di salire sul Monte San Paolino, che scopriamo essere chiuso da ben 2 anni. Questa salita al Monte San Paolino in realtà è quasi impossibile al momento. Nel senso, non è che tu puoi arrivare e fai, devi prenotare. Sì, cioè devi prenotare, devi chiedere un... E ovviamente nel periodo Covid tutto questo un po' si era fermato. Quindi noi siamo arrivati, detta la francese, a culo, e abbiamo trovato una spedizione, d'altro pure col sindaco, con l'associazione God Sutera, c'erano un sacco di archeologi che salivano. E detto, possiamo venire con voi? Certo, venite, venite. Quindi... Edizione qua e noi siamo accodati. Quindi grazie. Iniziamo a salire, ma ci rendiamo subito conto che non abbiamo più 20 anni. Non ho capito. Stiamo arrivando. Perché non timbri? Andiamo. Arriviamo. Vabbè, vabbè. Allora, 3 volte sì. Tre. Si sono 3 volte. Una. Perché sei arrivato. Secondo perché piangi. E terzo perché ci si vuole ritornare. È d'obbligo per chi sempre passa. Vuoi tornare allora? Yes. Voglio tornare. Oh.
dopo una bella suonata di campane, molta fatica e molto sudore, finalmente arriviamo in cima ed il panorama è mozzafiato. E con un ultimo sforzo ci dirigiamo nel punto più alto, il bellissimo campanile. Da qui si può ammirare mezza Sicilia, dall'Etna ad Agrigento. Ancora oggi la Guardia Forestale utilizza questo monte per l'avvistamento degli incendi. Questa è una torre praticamente che veniva utilizzata da Quasimodo, il campanaro di Notre Dame. Faceva da un po' a Notre Dame, infatti Parigi non è casuale. La scritta Parigi. Quindi faceva un po', andava a Notre Dame, un po' saliva qua, suonava le campane, veniva Smeralda. Sei sicuro di queste cose? Sì, abbastanza sicuro. Notre Dame nasce qui. Dopo questi cenni storici siamo pronti per la nostra prossima meta. Non ci crederete mai, ma abbiamo trovato il mare a Caltanissetta. Ma che cacchio dici? Giuro. Cioè scusami, ma noi non andiamo a mare a Siracusa. Io non credevo ci fosse il mare. Ma che di un paese? C'è il mare a Caltanissetta. In realtà dove siamo? Di dove siamo? Allora ci troviamo per la precisione alla spiaggia del castello di Falconara. Sì. Non so se si chiama così, ma c'è il castello di Falconara. C'è un capodimo. Dico, lo diciamo, qualcuno dice, ah bella, ma guarda il frisco. No. Sono 37 gradi, vero? Attenzione signori, Giulia si vuole bagnare. Dai, dai, almeno i piedi. Almeno i piedi, dai. Dai, ma entra un po'. Wow, wow, si è bagnato i piedi. Come sempre vi diamo qualche piccola nozione sul posto, nozioni dettagliate, scientificamente provate. Allora, questo è il castello di Falconara, si chiama così perché qui allevavano i falchi, infatti era una falconara. Si trova a Butera, che è un paese uguale a Sutera, solo che cambia la B, la B con la S. Quella è Sutera e questa è Butera. Le nozioni scientifiche sono finite, godetevi le immagini. Il castello di Falconara è l'unico castello della provincia di Caltanissetta ad affacciarsi sul mare. Risalente al XV secolo, ha mantenuto la sua funzione di vigilanza contro l'incursione dei pirati fino al XVIII secolo. What for in love if I don't? What for in love? Pum pum. Bellissimo ragazzi. Mamma mia, mi sto bagnando fino alle ginocchia, già per me è il livello massimo. È bellissimo qua comunque, ma resta gelando. Beh, ho superato un mio limite oggi, che alla fine di questo viaggio mi farò i bagnoni. Sì, sì. Bagnoni. Siamo appena arrivati al lago Viviere e adesso stiamo cercando un punto per avvistare degli uccelli particolari. Guardate. Basta, il ponte è fra noi due. Non esitare, dimentica chi sei e dimmi se... Allora, vi do una piccolissima curiosità. Il lago Viviere prende il nome dal suo scopritore, che non si chiamava Gianni Viviere, ma semplicemente che succede? Quando viene a scoprire la gara con sua moglie a un certo punto lo ferma e fa: amore, guarda, c'è il lago costiero più grande della Sicilia! E quello fa: Viviere! Facciamo finta che questa non l'hai detta e cerchiamo di avvistare qualche uccello da una delle tante torrette che circondano il lago. No, non ci posso credere, amore. Da qua si può avvistare anche la schiribilla. Dai, dov'è la schiribilla? La voglio vedere. Cioè, questi uccelli hanno dei nomi più strani ancora di quelli che si usano su Instagram. Tipo TBR-06. Uno dice, ma perché? Ma chiamati Francesca. In questa riserva nidificano una quantità enorme di uccelli. E adesso cerchiamo di avvistarne qualcuno. Questo è un erone bianco maggiore, questi più piccoli non li riconosco, questa credo sia proprio una cicogna. E là in fondo è pieno. Stiamo per salire a Castelluccio, siamo a Gela. Castello Svevo? Bellissimo, meraviglioso, wow. C'è una poiana, però secondo me non sta bene. Non so se aiutarlo, come fa? Eccola, no, era proprio distratto. Cioè non ci aveva proprio sentito. Assurda sta cosa, eh. Cioè noi già, no, povera, sta male. Che facciamo un rumore, non scappava. Noi già era proprio per i fatti suoi. Oh mio Dio. Ragazzi, sembra tipo, non lo so, ci stiamo infilando in un posto tipo il Trono di Spade. Se non fossero questi pali di ferro sarebbe veramente strano. Non c'è nessuno, è totalmente lasciato così aperto, chi vuole entrare entra. Beh, c'è una scala, la prendiamo, chissà dove ci porterà. Ci sei? Perché? Ovunque andiamo. Giorgia, ti amo. Ma c'è scritto là, Giorgia, ti amo.
Chi è Giorgia? Ma chi fango caschi si chiamava Giorgia? Oh my godness. Siamo proprio sul castello, ragazzi, sotto abbiamo il vuoto e fa veramente paura. Mamma mia, che sei esagerato, non ti facevo così scanturino. Ma siamo sospesi su una rete a 20 metri d'altezza. Ma goditi il paesaggio e basta. Questo era un gigantesco camino, si guarda. Si vede proprio. Guarda qua. Ragazzi, che cosa assurda. Giorgia, gioia mia, vuoi capire che sei la sua vita? Se no ci sei imbrattata tutti i mura. Oh mio Dio, mi sto veramente facendo addosso. Ma tu sei tranquilla? Cioè, perché tu... non mi fai tu notare le cose, io sono tranquilla. Cioè, dico, tu non ti infili in acqua perché ho metto l'acqua e cammini il can capo tipo come se niente fosse. Dico io, buh, guarda qua, ma chicca, io mi tengo di lato. Capisco la paura, però guarda dove siamo. Siamo sul tetto di Gela. E infatti, siamo talmente alti che me gelò il cuore. Scendiamo, va. Io lascio scendere prima te e vediamo come va. Amore, ti dico che è sicuro, sono già scesa piano, io. Piano. Sì, ma dopo domani puoi arrivare. Ma che premura. Bellissimo, però ora scendiamo perché abbiamo una cosa più importante da fare. Ripulire questo posto. Guardalo! Che c'è? Ogni volta lo fa fare a me. E questa volta, pur di non stare sopra il castello, guarda come si propone subito per pulire. E che ci tengo. E che sei fifone. Come è nostro solito fare, dove troviamo sporco cerchiamo di lasciare pulito. Se, arrivo masciolindo, scantolino. Vabbè, comunque, dopo aver ripulito questo posto, siamo pronti per la nostra prossima meta. Scantolino. E in occasione del nostro viaggio nella provincia di Caltanissetta abbiamo deciso di venire a trovare Luca Vullo, che gentilmente si è prestato. Lui è un esperto di comunicazione, il suo ultimo libro è Il corpo è docente. Grazie, Luca Vullo. Ciao, non ti posso abbracciare. Non va abbracciato anche che mi offendo no, io. No, dico, non possiamo gesticolare. No, diciamo, ma, io se lo posso dare, esatto. Giusto? L'unicità è sicuramente che sono il primo ad avere esportato la gestualità italiana come patrimonio culturale. Ma veramente si dice? Sì, proprio chi staccato. Cioè noi potremmo parlare senza esprimere neanche proprio una parola. Un intero giorno senza mai parlare. E ci, capire, la ci capiremo comunque. Esattamente, compa, abbiamo un superpotere, c'è picca di fare. E altri popoli vogliono capire come cazzo si fa questa cosa, come si può imparare. Esempio, questo gesto, cosa vuol dire? No! Ma tu lo sai che me l'hanno detta sta cosa della pizza? In Australia, in uno dei miei corsi, a un certo punto un picciotto mi fa: ah, sai, io so come si può ordinare una pizza senza parlare, così. No, dai, ti alzano le mani se fai. O anche il cornetto, perché ce n'è stato un altro che da me. Io tu ti immagini a Palermo alle 5 di mattina, tra sì, non è il caso, non è il caso. E da lì, diciamo, nasce appunto il tuo libro, Il corpo è docente. Il corpo è docente è l'ultimo libro che ho scritto con Daniela Lucangeli, mentre il primo si chiama L'Italia se gesta, come parlare italiano senza parlare. Io invece ho scritto un libro e si chiama Il mio corpo è indecente. Hai fatto bene. Questa è vera. Tipico gesto prettamente siciliano rispetto proprio alla regionalità, no? Questo gesto qua da dove viene? L'origine potrebbe essere greca, nel senso che in Grecia per dire no alzano la testa. La differenza è che non fanno il suono, perché noi siamo creativi e quindi ci mi dobbiamo fare. Esatto. Pensa a un'altra cosa. Nel mondo arabo, per dire aspettare, fanno così. Quando tu aspetti uno che non arriva all'appuntamento e poi si arricama e dici minchia, mi devi aspettare qua comunque. Vero, vero, no? Certo. E quindi abbiamo aggiunto questo, che loro non sanno cos'è, capisci? Però noi la cultura musulmana, araba, certo, che abbiamo visto. Ce la portiamo quindi anche nei gesti. Anche nella gestualità. E questa è la magia, capito? Questo è bellissimo. È un argomento che mi ha portato tantissime soddisfazioni in diversi campi, anche la TV. Adesso però ridirmi tutto senza parlare, solo con gesti. Finisce qui il nostro viaggio nella provincia di Caltanissetta. Noi ci tenevamo a salutarvi con alle spalle il Monumento al Redentore qua su Monte San Giuliano, la parte più alta della città di Caltanissetta. Ovviamente vi abbiamo raccontato solo una piccolissima parte di quello che questa provincia ha da offrire. Detto questo, noi vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo appuntamento de La Sicilia che non apprezzo. Ciao!